straordinario davvero Nicola Luisotti, come straordinario il nostro prossimo ospite. C'è anche una sorpresa, un breve incipit: è un tenore, viene dagli Stati Uniti, in particolare dalla California, dove ormai vive stabilmente, ha alle spalle una lunga gavetta prima del grande successo. Io do il benvenuto e siamo tutti molto contenti di avere qui in studio Pasquale Esposito. Ciao Pasquale. Una gioia essere qui con voi. Devo dirti la verità, è una gioia per noi. Ci hai fatto anche una sorpresa, perché Nicola è anche un tuo caro amico. Caro amico, insieme abbiamo lavorato con San Francisco Opera per un'opera stupenda, che è un'opera moderna, che è la Ciociara. Fantastica, è stata un'esperienza fantastica. Lui è un grande maestro, devi sapere che Nicola ha una grandissima voce. Wow. Allora quando ti dice qua devi cantare così, te la fa talmente bene che dopo sei imbarazzato poi a farla. Vedi, questa cosa ci mancava, eravamo contentissimi di averlo avuto in video. Adesso invece abbiamo Pasquale in studio con noi. Allora Pasquale, spazio alla musica. Perché che cosa no? ci fai ascoltare? Una canzone che parla della mia stupenda città, che ha questa finestra, che è forse una finestra di ispirazione per tanti che tornano a Napoli. È la Finestrella di Mare Chiaro. Wow, signore e signori, Pasquale Esposito. Quando spunta la luna a Mare Chiaro, pure li piscianci fanno l'amore. S'arrivata nell'onna dall'umara, per la priezza cagnano colore. Quando spunta la luna a Mare Chiaro, a Mare Chiaro c'è sta la passione mia c'è tutta sua, un garofano attore dinta la testa, passa l'acqua per sotto e mormulea. A Mare Chiaro c'è sta una finestra. Sta una finestra. Chi dice che alle stelle sono lucente, non sa per sto chiacato di un fronte. Stiddo e stella li sacci sulla mente, dintallu coronata in quelli ponte. Chi dice che alle stelle son lucente? Scetata caruli, callaria è dolce, quando mai è tanto tempo già aspettato. Accompagna li suona con la voce, stasera la chitarra ci ha portato. Scetata caruli, all'aria dolce. Pasquale, signori, Pasquale Esposito, bravo, davvero grazie, bravo, mi sono emozionato. Pasquale,
oggi ci presenti un progetto che omaggia un grandissimo tenore della tua terra, che è appunto Caruso. Caruso. Voglio dire, qua c'è scritto una scelta difficile, dopo averti ascoltato io direi che è una scelta straordinaria, intesa come fuori dall'ordinario. Una scelta difficile perché poi nasce il dubbio di essere in qualche modo messo a paragone con una leggenda. E assolutamente io, facendo un documentario concerto, non mi sono mai permesso di minimamente volere creare un'analogia, anche se i fattori che hanno ispirato questo documentario concerto sono tanti, perché io nasco a Piazza Ottogalli, dove è nato Enrico Caruso, inizio a cantare nella chiesa dove ha iniziato a cantare Enrico Caruso, mi trasferisco negli Stati Uniti dove si trasferisce Enrico Caruso, e in qualche modo Senti un rapporto. Sento un rapporto, è come se qualcuno dall'alto mi seguisse. A un certo punto è nata l'esigenza, avendolo studiato, di fare un tributo a una leggenda e una bandiera che ci rende so proud all over the world. È vero, è vero. Hai parlato di documentario concerto, hai celebrato Caruso, non è il solo, perché adesso bolle in pentola un altro documentario concerto. Ho lavorato con questa televisione americana che si chiama PBS, anche se il documentario di il concerto di Caruso è passato anche su Rai Italia con grande successo, e avendo avuto un discreto successo con il documentario di Caruso, mi hanno commissionato un nuovo evento che è un documentario concerto sulle piazze italiane. Il sistema di comunicazione, specialmente nel mondo, sta diventando molto virtuale con tutta questa tecnologia. In qualche modo questo documentario concerto vuole ispirare i giovani a ritrovarsi intorno a dei luoghi, come si fa in piazza, certo, come siamo cresciuti noi, con il caffè, con la chiesa, e magari in quella piazza che ha conosciuto la tua ragazza, e magari sarà in quella chiesa che la sposerai. E quindi ho visitato queste piazze stupende d'Italia, mi sono reso conto di avere un patrimonio immenso e ne ho creato un documentario concerto. Ce l'hanno riconosciuto sempre e tutti fin dal Settecento che l'Italia è un paese di piazze, e quindi hai preso benissimo l'argomento. Tu vieni da Napoli, lo ricordo, a Napoli è iniziata anche tutta questa avventura, nonostante tu oggi insomma vivi in America, in California. A Napoli è iniziata questa avventura, devo ringraziare, io penso che l'essere nato a Napoli è un regalo di Dio, perché è una città musicale. Nel documentario con Enrico, fatto per Enrico Caruso, ho avuto la fortuna di collaborare con il mio mentor, che è il maestro Placido Domingo, e allora lui mi dice: tu hai la fortuna di essere nato a Napoli, dove ci sono tanti rumori, ci sono tante, è una città dove la voce si sviluppa, e lui così parla. E effettivamente è stata una marcia in più, se posso dirlo, quello di essere nato in questa città che ispira. Quanto è stata importante avere del sangue napoletano per considerando la carriera che hai fatto? Perché ti abbiamo anche anticipato e introdotto come un uomo dal successo clamoroso, e noi ne siamo contenti. Sì, è qualcosa che a un certo punto può sembrare una magia, l'essere napoletano. Io penso che se noi guardiamo persone come Massimo Troisi, oppure come Pino Daniele, lo stesso Eduardo, la stessa mia cara amica Lina Sastri, io glielo dico sempre, c'è qualcosa di magico che non si riesce a descrivere, però a un certo punto va ricercato in se stessi. L'essere napoletano è qualcosa che è dentro, e bisogna scavare in se stessi e metterlo a disposizione degli altri. Fantastico. Perché è un regalo, è un dono di Dio che deve essere condiviso. Pasquale, a 20 anni negli Stati Uniti, tu sei già a 20 anni negli Stati Uniti, no? Io qual è l'impatto? Ho la fortuna di vincere la lotteria, sai? Si facevano queste green card. Io parto da Napoli con un mio amico con la chitarra, conosco una ragazza a Budapest, questa ragazza dice: vieni a visitarmi a Palo Alto, in California. Mm-hmm. Arrivo in California, allora a quel point c'erano gli internet point, lei mi dice: io me ne sono innamorato, semplicemente perché mi mettevo in un coffee shop a cantare solo il mio e vedevo la gente piangere. Dico, o sono talmente stonato, effettivamente ci sono delle potenzialità. E così
Ti sei convinto? Mi sono convinto. Questa ragazza mi dice, dico, ma come faccio se voglio venire a studiare qua, a stare qua? Cioè, è semplice, mi devi sposare. Dico, no, io a 20 anni a te non ti sposo perché non so ancora quello che vuoi. Sono delle storie che ritornano sempre queste. E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto questa application per questa lotteria, lei stessa me l'ha fatto, ho pagato i miei $30 e 2 anni dopo mi arriva una telefonata dall'American Consulate lì a Napoli, a Mergellina, e mi dico, you won the lottery. And I say, how much? Perché giustamente per noi la lotteria sono soldi. Faccio, no, non ti diamo una lira, se vuoi va a lavorare negli Stati Uniti, e inizia questa avventura. Io che nemmeno parlavo inglese e mi arrampico con le unghie. Forza italiana. Esatto, con forza italiana, con la forza che ci contraddistingue. Che bello. Senti, un'ultima domanda, hai visitato tante piazze, quale ti è rimasta nel cuore e per quale motivo? Sinceramente ne ho visitate tante e in ognuna c'è qualcosa di magico. Devo dire che a Verona ho trovato qualcosa di... che sarà? Giulietta e Romeo? Non lo so, se sarà questa magia, questo romanticismo, ma Piazza Bra sicuramente era qualcosa che si veste di colori diversi a secondo dell'orario, perché poi ho trascorso delle ore lì e vedi che la mattina si sveglia in un certo modo, si trasforma nel pomeriggio e poi... Hai ragione, una piazza vive anche di fasce orarie, è vero. Allora lo chiediamo anche a Gloria Aura. Ciao, piacere. Rimaniamo in Veneto perché io ti rispondo con Piazza dei Signori a Treviso perché ci sono cresciuta e ha ispirato anche il film di Pietro Germi, Signore e Signori, l'avete visto? Sì. È un capolavoro, quindi Piazza dei Signori a Treviso. Molto bene, allora, devo dire, ahimè, ma neanche tanto perché adesso lo risentiremo cantare, quindi non è poi così male, però stiamo per finire la puntata. Allora Gloria, ricordiamo gli indirizzi. Ok, Facebook e Instagram Rai Italia con una I e Twitter hashtag Community Rai. Bene, allora Pasquale, che cosa ci fai sentire per chiudere questa puntata? Io già sono emozionato. Quando si parlava di queste piazze, tu mi dici, ma che cosa hai ritrovato in queste piazze? In queste piazze io ho ritrovato il mondo. E ho ritrovato la possibilità di vedere tante cose che vedo in giro per il mondo. Due persone che si baciano, un bambino che corre, una fontana, una campana. E queste sono cose della vita che forse mancano a tutti noi che siamo all'estero. Allora, siccome stiamo parlando del mondo che si ritrova in questa piazza, quale canzone secondo te dobbiamo fare? Jimmy Fontana. Il mondo. Il mondo, Jimmy Fontana. Siamo veramente contenti di averlo avuto qui in studio, Pasquale Esposito. Grazie Pasquale. Grazie. Una gioia. E allora, il mondo, Jimmy Fontana. Stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Stay beside me, say you never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In your arms I found my heaven and your lips have done their part. Il mondo, your love.